racconta che a me quando facevo le squadre non mi sceglieva mai nessuno. Restavo sempre io da solo accanto a quel cane senza le zampe di dietro che si trascinava col carretto. Noi abbiamo il cane! Però se ci lasciate questo attrezzo ci dovete dare almeno 3 gol di vantaggio per compensare. Vabbè, può essere che in verità a quell'ora era rimasta poca gente e là oltre a me ci stavano solo Emilio e il maniaco, Osso e il tossico e quel signore filippino che si mangiava tutto lo stipendio alle slot con tutti i dick in faccia. Ma lui aveva scelto me, mi aveva dato il gettone che mi mancava, stavamo a finire il gioco insieme o manco con fratello de sangue. Forse era la prima volta nella vita che mi sentivo un privilegiato. Sì, uno potrebbe obiettare che non capivo benissimo come funzionavano i privilegi, ma a 14 anni, se non sei Angela Davis, che cazzo vuoi capire?